autobiografico? Non proprio autobiografico, però c'è, diciamo, dentro questo romanzo c'è tanto di me, c'è il mio modo di vivere l'amore, c'è questo sogno mai invecchiato nonostante l'età e c'è questo desiderio di trovare ancora un amore eterno. Perché l'amore ha tante facce, non è solo l'amore eterno con il mio amore, quello è un po' la storia d'amore che c'è nel libro. Ma sì, l'amore per la natura, l'amore... Ma l'amore io, l'arte. Di sicuro, essendo una pittrice, in quei quadri c'è l'amore per la vita, per i bambini, no? Che ho visto in quei quadri di Cuba. L'amore è l'amore. Io ho descritto l'amore non solo tra questi due protagonisti che ti dicevo, ma l'amore che ci può essere tra una mamma con sua figlia, l'amore tra la figlia che è diventata mamma con i suoi figli e l'amore tra due amiche. Quindi è quasi convinta, dai, vediamo, è quasi convinta a leggere il libro. Hai degli occhi bellissimi, degli occhi verdi bellissimi. Grazie. Infatti la protagonista, la protagonista Francesca ha gli occhi verdi come i miei. Ecco lì c'è un po' di autobiografico. Bene, ok, io non c'entro, ce li ho marroni, perfetto. Io non c'entro in questo libro. Però potresti. Quindi non è il mio libro, amore eterno. Io... Ma tu ti ritroverai. Io aspetto un libro d'avventura. Quando scriverai un libro d'avventura? Io sono certa che tu, dopo che l'avrai letto, sì, rinascerai, nel senso che avrai una visione diversa dell'amore. Sarà buona. Ne sono convinta perché attraverso i tuoi dipinti ho visto la tua anima, per cui ho scelto te a rappresentare il mio libro. E in questo romanzo si parla molto anche della lettura dell'animo umano, no? Ho scritto molto anche quello, del fatto che a volte attraverso uno sguardo, attraverso anche un viso severo, ci può essere l'amore, no? Una dimostrazione di amore. E quindi penso che è molto simile, cioè il nostro animo, il mio di scrittrice, il tuo di artista già affermata, è molto simile, quindi veramente penso che una volta che avrei letto la bozza del libro, così per rendertelo più breve, sì, farai dei quadri meravigliosi e riuscirai a rendere vivo, diciamo, quello che io ho sentito dentro mentre scrivevo. Comunque, il libro è pieno di colpi di scena. Il titolo, Un amore eterno. Sì. E la scrittrice è Lella Di Marino. Con la grandissima pittrice Antonella Falcioni. E buona lettura. Grazie.